Buongiorno, ben svegliati e bentornati a Prima di tutto. Questa mattina dopo la rassegna stampa ritroveremo come ogni venerdì la rubrica dedicata a voi consumatori a cura dell'associazione Robinhood e con Pasquale Di Ferdinando. Poi torna a trovarci il sindaco di Giulianova Francesco Mastromauro e infine vi parleremo di un convegno che si terrà il 31 marzo a Teramo dal titolo L'ergastolo bianco verso la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, esperienze e riflessione. Lo faremo con due ospiti in studio, ma cominciamo subito, vediamo che tempo farà nelle prossime ore e poi la rassegna stampa. Previsioni in Abruzzo. Al mattino sereno su gran parte del territorio regionale, nel pomeriggio poco nuvoloso sui settori appenninici, sereno sui settori costieri. Tra sera e notte poco nuvoloso sulle zone interne e sui rilievi, sereno sulle zone marittime. Temperature stazionarie, massime comprese tra 12 e 15 gradi nelle conche aquilane e marsicane, tra 16 e 19 gradi sulle pianure adriatiche. Venti deboli nord-orientali, mare quasi calmo, poco mosso. In provincia di Teramo al mattino sereno su gran parte del territorio provinciale, tra sera e notte parzialmente nuvoloso lungo la dorsale, sereno sulle aree adriatiche, temperature in diminuzione, massime comprese tra 13 e 16 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 12 e 15 gradi sulle coste, venti deboli nord-orientali, mare quasi calmo. Ed eccoci alla rassegna stampa di questa mattina. Iniziamo con il quotidiano Il Centro. Dalla prima pagina, la ASL stangata da 5 milioni. Deve pagare ai dipendenti il tempo per vestire le divise. E poi noi a Tunisi tra gli spari, le testimonianze abruzzesi, famiglia salvata dai capricci della bambina. Nelle cronache patteggia 20 mesi, ricatto porno e violenza su una sedicenne. Dopo il maltempo in via Tripoti un edificio rischia il crollo. Guardia di finanza Silvi scoperto un'evasione da 3 milioni. Poi vedete la foto al centro della prima pagina, l'allenatore del Teramo è il presidente, il sogno dei biancorossi, Campitelli, il mio Teramo è fantastico. Credo nella serie B, oramai cominciano a crederci davvero tutti. La strage di Tunisi, l'IS rivendica l'attentato, solo l'inizio, il bilancio è di 23 morti, 18 sono turisti, 4 vittime italiane. Su Twitter la foto di Caldara, ecco il crociato schiacciato. Tra le 3 vittime in Piemonte, a Torino è lutto cittadino. E poi c'erano anche degli abruzzesi, ci sono anche degli abruzzesi che fortunatamente sono scampati all'attentato, abruzzesi salvati dai capricci della figlia, coppia di Roseto, lascia il museo pochi minuti prima dell'inferno. Ore di angoscia per due vastesi. Come vedete nella foto, sulla nave c'era anche il giornalista di Montorio, Federico Di Luigi, a bordo con la fidanzata che ha preferito fare un giro turistico a Tunisi in taxi piuttosto che andare a visitare il museo. Fortunatamente, insomma, ha fatto questa scelta ed è scampato al massacro, all'attentato. La strage di Tunisi, Mattarella, non c'è tempo da perdere, intervista alla CNN del Capo dello Stato, siamo pronti a fare la nostra parte con l'ONU, sale il livello di allerta in Italia. Grandi opere, le dimissioni, Lupi annuncia la resa in TV, dice lascio, il ministro del nuovo centrodestra travolto dallo scandalo delle tangenti, la mia decisione rafforza il governo, il premier Renzi dice è stata una scelta saggia. Dall'Abruzzo il cedimento tra Abruzzo e Molise, petacciato tiene in pugno l'Italia, qui la frana è emergenza nazionale, più grave del previsto lo smottamento che ha spaccato in due l'autostrada e interessato la ferrovia, il sindaco abbiamo tanta acqua sotto le case, ci vuole un piano straordinario per il drenaggio. Cittadinanza Attiva intanto ha diffuso i dati sulla perdita delle acque in Abruzzo, acquedotti, si spreca il 53% dell'acqua immessa nella rete. Bilancio del dissesto, 1200 emergenze, 600 sono i milioni di costi.
Per l'economia del venerdì, Pineto non insegna, in Abruzzo previsti altri 217 chilometri di gasdotti. Il forum H2O ricorda l'esplosione e invita gli enti a dire no a questi progetti che l'associazione definisce inutili. Andiamo adesso in provincia di Teramo. La stangata, una controversia lunga 3 anni. La ASL sborsa 5 milioni per far indossare le divise. A tanto ammontano le conciliazioni in corso con più di 1.500 dipendenti dopo 100 sentenze che condannano l'azienda a pagare i tempi per le vestizioni. Intanto al Mazzini oggi e domani un convegno sulla malattia renale cronica. Il 31 maggio ad Alba Adriatica ci sarà lo show delle frecce tricolore. Ricatto con i selfie a luci rosse. Stai con me o li metto in rete? Giovane teramano patteggia 1 anno e 8 mesi per violenza sessuale e violenza privata. La ragazzina di 16 anni che gli aveva mandato autoscatti osè costretta ad un rapporto ed è stata anche picchiata. Palasport di Campli, dopo 25 anni è stato pagato l'esproprio. A Castrogno un detenuto muore in cella per un malore. Teramano porta aiuti in Moldavia. Prima missione di D'Ascenso, l'associazione Kerigma avvia una raccolta di fondi. Nuovo appello dei sindacati per la Tercop. I danni del maltempo. Rientra l'emergenza acqua. In via Tripoti un edificio a rischio crollo. Cade un albero e isola per qualche ora 3 famiglie a Grasciano. La provincia stanzia quasi 500.000 euro per le strade. A Cologna SOS degli abitanti di Colle Braddo, strada pericolosa. Cinghiali, la provincia, farà la stima dei danni alle colture. Teramo, l'Arci aderisce al movimento di Landini. Porta a porta, la Team elimina il turno di notte. La decisione viene contestata dai sindacati nel vertice davanti al prefetto e Brucchi commenta: posizioni anacronistiche, dobbiamo ridurre i costi. La società sta pensando anche di abbandonare la sede di Via Delfico, ritenuta troppo onerosa. La polemica d'Alberto del PD sugli scuolabus, giunta divisa e presa a sberle. Corri nel parco, domenica torna a Teramo la corsa per grandi e bambini. Scuola dell'infanzia di via De Albentis, di via del Baluardo. I bimbi preparano il timbascus, il nuovo piatto tra timballo e couscous che sarà inviato all'Expo di Milano. Andiamo a vedere le altre notizie, sempre dalla provincia di Teramo. Siamo ancora a Teramo capoluogo, festival del virtuale, altri eventi nuovi nell'estate teramana. L'assessore alla cultura Luca Antoni svela il suo programma e avverte: vedrete meno cose ma di livello più alto. Il concorso Lettera d'amore Ventura al primo posto. Sicurezza, oggi la firma, si firma un patto pubblico-privato. Via alla cura con le staminali per la cartilagine del ginocchio. Sant'Omero, procedura innovativa in ortopedia. Dal sangue del paziente si estraggono piastrine, poi iniettate nell'articolazione per rigenerarla. Fioccano prenotazioni anche da fuori regione. Canile di Alba Adriatica, l'Unione dei Comuni cerca una sede. Sant'Egidio, chiuso, ristorante senza autorizzazioni. Il locale aperto da tempo non ha l'agibilità e il nulla osta all'attività. Multato il titolare. Il peschereccio sequestrato in Gambia. Ora si tratta per riavere la nave in Gambia. Il Gambia chiede centinaia di migliaia di euro alla Italfish. Tari, spaccatura tra i commercianti. A Giulianova la consulta istituisce un tavolo su impulso di Confesercenti per trattare con il comune, ma Confcommercio non c'è. Ancora Giulianova, distretto sanitario a rischio, linea retta chiede chiarezza dopo il sopralluogo dei NAS all'ex ospizio marino. Sempre Giulianova, il sindaco sui pini tagliati, al loro posto piante meno invasive. Rifiuti porta a porta e costi, Antelli interroga, intanto a Mociano si controllano le compostiere. A Silvi, maxi evasione, recuperati 3 milioni,
Terzo filone di indagine della Guardia di Finanza per una società immobiliare che denunciava zero guadagni. Sempre Silvi apre il centro di educazione stradale. Nel centro di Pineto domani marcia della pace con il vescovo e l'imam. A Roseto sì al servizio civile per 10 giovani. Ancora a Roseto raccolti alimenti per oltre 100 famiglie povere. Lavori sul borsacchio bloccati da Enel e Telecom. È tutto per quanto riguarda le notizie che arrivano dalla provincia di Teramo. Adesso andiamo a vedere le principali notizie dalle altre province abruzzesi. Iniziamo dalla provincia di Chieti. Al lavoro nell'azienda Lager, scacco allo sfruttamento. Gang adescava gli operai dell'Est con la promessa di offrire buone retribuzioni, ma gli immigrati erano costretti a produrre in condizioni inumane e per giunta senza essere pagati. A Pescara l'omicidio Pavone, a Montesilvano la vedova vuole i danni dall'ex amante. Raffaella D'Este, parte civile, è in aula, non guarda in faccia l'ex collega delle Poste, accusato di aver ucciso il marito di lei. Scoperta l'agenda dei debiti di droga, stroncato un giro di stupefacenti tra Francavilla ed Ortona. L'Aquila, violenza sessuale, processo a porte chiuse, abusi su una minorenne, maestre confermano le accuse. Una docente, la bambina, mi raccontò l'episodio per togliersi un peso. Cultura e spettacoli, Paolo Rossi, Porto la strada nel teatro che resiste, l'attore in scena il 31 al De Marsi di Avezzano. Barra e le voci poetiche di Napoli, l'attore partenopeo apre oggi alla Sala San Carlo a Teramo la rassegna Teramo Poesia. E adesso andiamo a leggere le principali notizie sportive. La Serie B l'anticipo alle 20:30, la carica dei 10.000, il Pescara sogna la A. All'Adriatico c'è il Bari, Caprari e Puccino partono titolari. Gautieri, la tattica farà la differenza, il doppio ex di Pescara e Bari, lo stadio sarà un vero spettacolo. Per gli avversari torna Ebagua e Caputo, va in panchina. I precedenti all'Adriatico, bilancio positivo per il Pescara, ma il Bari ha vinto le ultime tre. Maio, Virtus, riscatteremo Monachello. Il vicepresidente vuole la salvezza ed è pronto a fare follie per il bomber. Raggiungiamo 50 punti, poi ci divertiremo. In difesa rientra Trost, ballottaggio in mediana. La squadra parte oggi per Vercelli in treno a causa dello sciopero dei controllori di volo. Per la Lega Pro il momento magico dei biancorossi, Teramo sogna la Serie B, ora 8 tappe per non fallire. Agganciato l'Ascoli in vetta, il calendario è favorevole alla squadra di Vivarini. Campitelli, credo nella promozione, punto al rinnovo del difensore Speranza. Dilettanti Abruzzi, il giudice sportivo, Atletico Preturo, gara persa per rissa. Per la Serie D, Chieti rientra il bomber Esposito, Amiternina confermata la squalifica del campo, Giulianova, trattative ancora in corso con il gruppo e Torre. Per la Lega Pro ancora, l'Aquila parla il presidente dopo il KO con la SPAL, Chiodi, ora l'Aquila ha bisogno di nuovi sostegni societari. Corsa campestre lungo il Vezzola, secondo appuntamento con Corri l'Abruzzo a Teramo. Domani al Museo Colonna di Pescara alle 16, festa dell'atletica con le premiazioni. Per il tennis di Serie C, Circolo Tennis Chieti, esordio a Martinsicuro. È tutto per quanto riguarda il quotidiano Il Centro. Adesso andiamo a vedere insieme la città, a leggere insieme la città dalla prima pagina. La cronaca, stuprata dopo gli autoscatti Osè, l'ex fidanzato della sedicenne patteggia 20 mesi per la violenza sessuale e le botte. L'eclissi oggi alle 10:30 ci sarà l'apice dello spettacolare fenomeno, dunque preparatevi tutti con il naso all'insù per l'eclissi di sole di oggi, poi tra l'altro si prevede il bel tempo, dunque il fenomeno sarà visibile alle 10:30, dunque in mattinata ci sarà l'apice. Attentato ai turisti in Tunisia, teramani scampati alla strage, erano sulla nave da crociera. Giulianova apre la palestra per i sub, dopo 7 anni d'attesa rilasciato il permesso per costruire. Sognando la B, Campitelli, che gioia vedere i tifosi contenti. La discarica dei veleni, Bussi, la regione ricorre in Cassazione. Astronomia, come dicevamo, il bel tempo previsto per oggi favorirà
l'osservazione dell'eclissi di Sole. Fabbrica lager con immigrati, imprenditore finisce in manette, impianto sequestrato a Lanciano, nei guai anche l'intermediario. Storiacce, foto osè al ragazzo, ricattata e violentata, sedicenne picchiata e stuprata per aver detto no ad un rapporto sessuale, l'ex patteggia 20 mesi. L'agguato sessuale, o fai sesso con me oppure pubblico le foto su internet, poi l'ha costretta a salire in macchina. A Castrogno, settantenne muore dietro le sbarre del carcere, è stata disposta l'autopsia. L'inchiesta, giocattolaio bacia una bimba sulla bocca, indagato, 28enne di Cellina Attanasio, denunciato ad Udine dalla famiglia della piccola. L'intervista, bisogna convivere con la forza di gravità. Abruzzo devastato dalle frane, il professor Mario Luigi Rainone spiega perché si può solo contenere il danno, dice. D'Alfonso e pezzo pane a Roma per lo stato di calamità, il presidente regionale incontra Franco Gabrielli, la senatrice lancia un appello al governo Renzi. Il caso dei precari, dal prossimo mese saranno a disposizione 650 lavoratori in meno alla ASL. Sei teramani scampati all'inferno dell'ISIS in Tunisia, erano a bordo delle due navi da crociera attraccate a Tunisi. C'è la coppia di Montorio, la famiglia di Roseto, il marittimo di Civitella, come dicevamo, tra gli altri anche Federico Di Luigi con la fidanzata di Giulianova. Federico Di Luigi è un nostro collega giornalista. Teramo, Team, efficienza non fa rima con organico. Il piano societario sulla riorganizzazione della raccolta non piace ai sindacati. Meno lavoro e meno pagato. Quartieri, torre bruciata, invoca le telecamere di sicurezza promesse da secoli. Incontro in municipio con i residenti, bocciata la proposta di aprire i varchi della ZTL alle 20 per consentire la sosta. Rudere a rischio crollo alla Gammarana in via Tripoti, c'è un intero piano che minaccia la viabilità sottostante. Ateneo, come comunicano le scuole abruzzesi, oggi un convegno all'università. Medici sportivi, ieri c'è stato il convegno sulla cardiologia sportiva. Frazioni, due famiglie isolate da una frana a mezzanotte, lunedì l'intervento di consolidamento del comune, ma il problema è il ruzzo, anzi sono le perdite del ruzzo. Nessun futuro per i 30 della Tercop, dopo sei richieste in tre anni, i sindacati chiedono un nuovo incontro al sindaco. Tentativo disperato, da mesi il comune avrebbe mollato Tercop per passare ai parchimetri gestiti direttamente. Politica 5 Stelle contrari anche al restyling dei due corsi. Pagato l'esproprio storico al cimitero, la giunta quaresimale, siamo a Campli, estingue il debito da 630.000 euro dopo 25 anni. Il bando tradito, Mauro Di Dalmazio, la regione taglia 10 milioni di euro destinati al turismo. Cronaca, altri furti notturni lungo la costa della Vibrata, colpi al Medical Sport Center di Tortoreto e al supermercato Giambo di Sant'Omero. Il caso è subito polemica tra il presidente di quartiere Lido e il centrodestra. I sospetti di Mastro Mauro sul premio Attila. Il sindaco di Giulianova dice: ho la sensazione che l'obiettivo degli ambientalisti sia la pista ciclabile. Servizi sociali, arriva la carta per aiutare le mamme con le spese. Giulianova, dopo 7 anni, arriva l'attesissima palestra per sub, rilasciato il permesso di costruire, la struttura potrebbe essere pronta già a giugno. Roseto, finanziati i progetti del servizio civile, le domande scadono il 16 aprile. Società furbetta evade 3 milioni di euro, la finanza scopre un giro d'affari da capogiro mai dichiarato al fisco. Silvi, nei guai una società immobiliare che già in passato era finita nelle indagini delle Fiamme Gialle. Lorenzo Puca e Rosetano, il maestro dei pasticceri italiani. La raccolta e i rosetani continuano ad aiutare i più bisognosi, grande successo anche per l'iniziativa promossa dall'associazione Brucare Onlus. Convegno allo Zoli, la difesa del mare come strumento di marketing per la nostra provincia. Il convegno si svolgerà ad Atri. Fianacce avrà finalmente la sua chiesa, incontro fruttuoso tra il vescovo Michele Secce e gli amministratori comunali. Pineto, vescovo e imam marciano insieme per la pace. Domani mattina la manifestazione organizzata dall'amministrazione comunale. Servizi anche ad Atri, apre lo sportello giovani. Per la cultura, e se fosse questo il lavoro più bello del mondo,
La cultura della lettura in città, Palmieri di Battista e Simonella. Ecco cosa pensano tre giovani librai teramani. Politica e compromesso, due ipocrisie per una mediocre solitudine. Pomiglio e la compromissione al centro del romanzo, un uomo inetto, straniero e indifferente, così nulla diviene mai dramma. Borbonici oggi, i tradizionalisti salgono di nuovo in fortezza, sabato e domenica si rinnova per il 45° anno l'appuntamento con i nostalgici della monarchia sudista. Natura, visita in fortezza tra falchi, aquile e lupi. Teramo, il coro del college americano con più di 150 anni di storia in concerto stasera. Europa unita all'Istituto Comprensivo Margherita Hack di Castellalto. Studenti e docenti stranieri si confrontano attraverso il linguaggio della musica. Un teramano protagonista al festival dell'Adriatico, Alex Baroni. Si tratta di Nino Di Crescenzo, che è un artista di notaresco che si è aggiudicato il premio della critica nell'importante kermesse musicale. Un torneo di burraco per aiutare Yaya. I fondi serviranno a finanziare il viaggio per le cure della bimba negli Stati Uniti. Il torneo si svolgerà a Notaresco. Eventi Cesare Bocci al Teatro Comunale di Atri con lo spettacolo Ospiti. Sport non solo, Andrea Lucchetta, il CSI, ospita anche Andrea Zorzi, un altro campionissimo della pallavolo nazionale, incontrerà i ragazzi delle scuole elementari teramane. Ancora Teramo, i cittadini si rimboccano le maniche e ripuliscono il lungo fiume. Residenti del quartiere Cona hanno liberato la zona verde dagli alberi e dai rami lasciati a terra dal maltempo. Campitelli, che gioia vedere i tifosi felici per il patron del Teramo, la vittoria finale è una corsa a tre con Ascoli e Reggiana. Dice, giochiamo a memoria, per questo riusciamo a sbrogliare le partite più difficili. L'intervista Tonino Valbruni, bravo Vivarini, questo Teramo merita la Serie B. Podismo, domenica a Teramo, la quinta edizione della Corri nel Parco. L'evento Pineto, 2 giorni dedicati alla mountain bike. Spazio CSI, mogli e madri sotto reti. La play volley Bellante, gli impegni di lavoro e famiglia non frenano la voglia di sport. Calcio a 11, Coppa CSI Amatori Alpini Teramo a Valanga. Ed è tutto anche per il quotidiano La Città. Adesso andiamo in pubblicità. E poi proseguiremo la nostra rassegna stampa con il Messaggero. Proseguiamo la rassegna stampa con il quotidiano Il Messaggero. Dalla prima pagina, sigilli alla fabbrica da incubo. Sequestrata un'azienda di Rocca Scalegna. C'erano lavoratori stranieri picchiati, sfruttati e anche minacciati. Tutti i dettagli nell'articolo di seconda pagina, lavoratori stranieri picchiati e sfruttati, sequestrata la fabbrica. Inchiesta della Procura di Lanciano sull'azienda, arrestati il titolare e l'intermediario che reclutava operai in Romania. Questo fine settimana tornano anche in Abruzzo le giornate di primavera. Il FAI apre 41 siti. L'Aquila, aree bianche, già pronto un mega ricorso, approvati nuovi canoni per progetto case e MAP. Pescara, D'Alfonso, il giorno del giudizio, oggi il processo di secondo grado dopo l'assoluzione piena al governatore ed ex sindaco di Pescara. Chieti, chiusure e tagli, mazzata sugli ospedali della provincia. Per affrontare la situazione si è riunito il collegio direzionale della ASL. Dalla provincia di Teramo, violenza sessuale, la costrinse a toccarlo, 21enne patteggia 20 mesi. Al sostituto procuratore Laura Colica sono state affidate le delicate indagini del caso. Tunisi, scampati al dramma due teramani, giornalista di Rete 8 e la ragazza di Giulianova erano tra i passeggeri della MSC e li vedete nella foto Federico Di Luigi e la compagna Michela. Tortoreto, l'economo infedele condannato a 5 anni. Altro morto in cella, disposta l'autopsia, si tratta di un 70enne recluso nella speciale sezione sex offender. Guardia di Finanza, denuncia dei redditi a zero, ma i ricavi per 3 milioni di euro. Si tratta di un'azienda di Silvi. Dopo il maltempo si contano i danni, voragini e crolli. Sopralluogo di Pavone a Colonia Spiaggia per due pini pericolanti. Valvibrata, rifiuti, varata la riduzione del costo, smaltimento. Il caso Taria, Giulianova si tinge di giallo con foto e filmati segreti. Assessori immortalati a cena al camping, ma non al Kursaal.
Ancora Giulianova, altro che premio Attila, qui si parla di incarichi, il sindaco replica agli ambientalisti sulla pista ciclopedonale. Vi ricordo che stamattina il sindaco di Giulianova sarà anche nostro ospite e con lui parleremo anche di questi argomenti di stretta attualità a Giulianova. Alba Adriatica, regolamento edilizio, sì all'unanimità. È tutto per la cronaca, adesso lo sport. Pescara, prove di playoff. All'Adriatico arriva il Bari con 2000 tifosi al seguito. I biancazzurri vogliono continuare il momento d'oro. Provercelli in affanno, il Lanciano non si fida. Lega Pro, Campitelli, Teramo, crediamoci, la squadra a Piacenza mi ha commosso, la promozione abbiamo il 33% di possibilità, dice il patron del Teramo Calcio. Calcio a 5, il Pescara prolunga il contratto con Colini. Sempre per la Lega Pro, l'Aquila, i playoff restano un sogno. E abbiamo concluso la rassegna stampa di questa mattina, adesso andiamo in pubblicità e poi la rubrica dedicata a voi consumatori a cura dell'associazione Robin Hood. Eccoci di nuovo insieme, ben ritrovato a Pasquale Di Ferdinando, che ritroviamo sempre con grandissimo piacere. Buongiorno, come va Pasquale? Buongiorno a tutti. vogliamo parlarne? Beh, ho fatto un po' di giri queste settimane per la provincia, devo dire. Purtroppo torniamo a parlare dei danni causati. A questo punto, ecco, non li possiamo chiamare più i danni del maltempo, ma la catastrofe del maltempo. È anche vero che in molte circostanze il nesso di casualità è palese. È palese perché ho visto crollare le strade che erano state realizzate da poco, ma in condizioni improponibili, senza reggimentazione delle acque. È vero che ho visto sciogliersi come neve al sole, forse il burro ha più il senso, perché delle colline che erano state completamente disboscate. Per cui, voglio dire... la natura fa la sua parte, però noi ci mettiamo anche del nostro, insomma. Sì, purtroppo sì. Quindi. E non finisce qui, perché ogni giorno contiamo una nuova frana, un nuovo smottamento, adesso anche le autostrade cedono, insomma, rischiamo davvero grosso. E speriamo che il maltempo sia finito qui. Sì. Perché... Se no, vabbè, lasciamo perdere, noi partiamo sempre in maniera catastrofica la mattina. Ma vuoi cominciare a venire prima o poi? C'era Federico Di Luigi e un'altra di sono scampati. Sì, ma sai perché ovviamente non sono rimasti coinvolti nell'attentato? Perché hanno deciso di non andare in pullman al museo, ma hanno deciso di prendere un taxi e fare il giro turistico della città, per cui tra l'altro ci dicevano i genitori sono rientrati sulla nave solo quando hanno finito il giro e sono rientrati sulla nave, hanno capito il dramma. Mentre i genitori in Italia ovviamente erano disperati, la madre e il padre, perché non riuscivano ovviamente né a contattare il figlio né ad avere notizia alla Farnesina né ad avere notizia dalla società delle crociere. Insomma, è stato un dramma per i genitori, il figlio e la fidanzata sommato, insomma, poi quando sono tornati a bordo tutto hanno bene, capito che finisce per bene, fortuna sì, almeno in questo caso sì. Questo caso cosa tristissima e soprattutto fanno un danno a quella che è l'economia di quei paesi, quindi l'economia... Ma secondo me a quello puntano ovviamente. Quindi, sì. Anche se poi c'è anche lì il fatto che il Parlamento sta per approvare, no? Quindi pare che ci sia questo tipo di correlazione, sia un po' tutti quanti i giornali parlano di questa correlazione tra l'approvazione delle norme antiterroriste al Parlamento, che era lì vicino, e questo attacco che pare sia stato un ripiego rispetto a, diciamo, una cosa che vuole essere fatta. Io, se tu mi consenti, velocemente due cose. Proprio, prego. L'altra volta ci hanno chiamato, ci ha chiamato un signore per quanto riguarda, una signora, ci ha segnalato un problema per quanto riguarda gli edifici con APA. Io ho promesso di richiamare, ho segnato il numero, ma evidentemente l'ho sbagliato. Ero scritto in modo corretto, per cui intanto mi scuso perché non l'ho richiamato, ma ho provato a chiamare un numero
che non corrispondeva poi al, diciamo, a quello. Quindi la prego magari di mandare un messaggio con il suo numero, non lo mandiamo magari in onda e così la contatta appena finita la trasmissione. Poi volevo chiedere gentilmente e cortesemente coloro che hanno segnalato quei guasti alla telefonia, se questi guasti sono o meno risolti, perché chiaramente noi abbiamo fatto la segnalazione, però il feedback lo dobbiamo avere dai telespettatori. Quindi se ci fate sapere cortesemente se questi problemi sono stati superati, altrimenti chiaramente incalziamo nuovamente. Scusa, ti posso perché fare io una dall'altro domanda? Fronte ci dicono di sì. Per quanto riguarda invece la luce, non c'è più nessuna utenza, no, ma lì sono successe cose o ci sono bruttissime. Ancora zone? Che senso, successe cose chiavi di generatori, prese a generatori buttate, furti di diesel, sta uno scenario dietro. Il diesel che è stato utilizzato per i generatori di corrente che sono stati messi. Sia per il telefono, per altre utenze, eccetera, insomma i problemi ci sono ancora in piedi. Diciamo, la fase per la quale poi ci ha portato anche all'interruzione dello sciopero della fame, perché in pratica tutte le utenze della prima emergenza, è chiaro che le problematiche ci sono sempre durante tutto l'anno, per cui no? Sì, è chiaro. e quindi diciamo noi la nostra protesta era finalizzata ad ottenere il riallaccio immediato di tutte quante quelle utenze che in quella fase erano state oggetto di le problematiche poi. Le rotture, cioè ci sono sempre. Purtroppo quelle a prescindere anche dal maltempo. Insomma, c'è una certa percentuale che avviene. Proprio telegraficamente, e ti chiedo scusa, sono tre persone a cui tengo, che oggi compiono diciamo, gli anni, mi devo anche questo pensiero, scusatemi. Maria Pia Piersanti, che tu conosci. Giornalista showgirl di Rosè, Teodora Poeta, giornalista del Messaggero, e Dimitro Bosi. Faccio gli auguri a tutti perché li conosco tutti e tre personalmente. Certo, è Dimitri Bosi. Comunque Maria Rita si chiama. Maria Rita? Piersanti, sì. Come ho detto io? Maria qualcos'altro, ma tipo Maria Luisa, Maria. No. Maria Rita Piersanti. Non avevi detto Rita. Vabbè, comunque non lo so. Mi scuso con Maria Rita che conosco. No, è che può darsi pure che le mie orecchie come sempre. Te la mattina, da lontano non dico quanto. Il siparietto dei vuoti mentali mattutini. Sì. No, ma perché sono purtroppo, Pasquale, vorrei far notare che sono reali. Io sento delle cose e tu invece forse le dici giuste, io forse le sento sbagliate. No, assolutamente, ci sta che posso sbagliare, anche perché è noto, chi mi conosce è noto che io ribattezzo le persone, do un nome per decenni a una persona e quello mi dice no, guardi, mi chiamo, però insomma l'imprint è come le oche, quando nascono hanno l'imprint del genitore, no? Per cui se il primo soggetto in cui vengono a contatto è non so, una capra, per loro la capra è il genitore, insomma, esatto. E quindi io sono capra per quanto riguarda i nomi. Capra e sgarbi, quando deve dare della capra. Quindi ringrazio i telespettatori che ci fanno queste segnalazioni. Tu mi dicevi che c'erano delle immagini che avevi girato. Sì, beh, abbiamo mandato in onda ieri sera in quella, la nostra trasmissione, sì, che si chiama Controvento. Ieri l'abbiamo dedicata a Castiglione Messer Raimondo, che dal mio punto di vista, ho fatto qualche giro, ma decisamente io l'ho definito il paese simbolo dei danni del maltempo, perché è devastato. Sì. Addirittura, secondo me, è una cosa veramente... cioè, incredibile se non la vedi, una casa che è precipitata a causa della collina proprio che è franata, è precipitata di 60 metri arrivando tra l'altro intatta almeno esternamente proprio sopra il fiume. Sì. E per puro caso la signora che viveva dentro insomma era salva, fuori, certo, ed è salva, per cui ho visto il disastro vero, ma non solo, le colline stanno pian piano scivolando ancora. Ho visto le immagini di ieri. Ecco, appunto, grazie a Giancarlo, tra l'altro le immagini sono state girate dal nostro Giancarlo Rapagna. Che a un certo punto c'è una strada che... Sì, sì, no? Proprio si è staccata, anche la strada intatta è scesa. Poi ovviamente abbiamo raccolto la testimonianza
delle persone che vivono da quelle parti e c'era un signore anche di una certa età che mi diceva: io vivo qui da oltre 50 anni ovviamente, un disastro così grande non l'ho mai visto in vita mia. E le frane delle strade che vediamo anche sulle nostre strade, certo, una situazione di questo tipo è il minimo, sì, ti assicuro che è il minimo, perché le cose peggiori si vedono in collina dismottamente. Vabbè, insomma, non che Castiglione Messer Raimondo abbia subito danni e altri territori, no, ma qui davvero è importante, perché vedi, guarda anche, quello è il paese, sì, il paese, vedi, sì, tutta quella frana. Lì c'è il belvedere, proprio la zona centrale del paese sta scivolando giù. C'è proprio un edificio. L'edificio è stato chiuso, era una pizzeria tra l'altro di giovani ragazzi all'inizio della loro attività, quello era il sindaco, l'hanno dovuta far chiudere con anche i conseguenti danni economici. E questa è la strada che sta giù. E questa è la strada, e qui l'incredibile, sì, questo è l'incredibile, perché questa era una strada che poi proseguiva. Il tratto che doveva stare vicino a dove siamo noi, lì è lì sotto, cioè lì sotto la strada non ci passava. È spezzata, è scesa di... Scesa. 20 metri, sì, è scesa di 20 metri, invece la casa che era lì sotto si trova dalla parte opposta sotto. Sì. Davvero il finimondo, cioè, è incredibile. Sconvolgente, eh? Purtroppo sì, io sono rimasta davvero, davvero colpita. Tra l'altro il sindaco in più di un'occasione telefonicamente ce l'aveva detto che c'era una situazione disastrosa, qualcuno non gli aveva creduto. E invece sì, davvero lì è loro danno è delle drammatico. Giustificazioni? Come? Loro danno delle giustificazioni, per esempio in questo caso? Loro non capiscono, no, la neve. L'unica giustificazione, al di là, no, di interventi sbagliati da parte dell'uomo, l'unica giustificazione che danno è che, mi spiegava il sindaco, ci sono delle frazioni che sono anche 500-600 metri di altezza, dunque la neve è arrivata fino a un metro e mezzo. Un metro e mezzo di neve pesante si è sciolta in 2 giorni, per cui il terreno ha assorbito tanta di quell'acqua, poi adesso tecnicamente non lo so dire, però anche è un terreno particolare, fatto in maniera particolare, per cui a un certo punto l'acqua l'ha fatta esplodere, ecco, diciamo così, detto in parole povere. No, la cosa che colpisce è appunto questa testimonianza di questo signore, che insomma da 50 anni... No, l'ha detto proprio, cioè, se non è una zona franosa, cioè, questa è... A parte il fatto che lì proprio in quell'immagine si vede proprio che c'era proprio un fiumiciatto che si è ripreso forse il suo corso... Ma non credo, Non credo, no, quella è la frana, no, quella è proprio tutta la colonna, e questa è la casa, la casa che stava praticamente, adesso che l'inquadratura si allarga, la casa adesso sta lì sul fiume, la casa stava sopra, cioè sopra proprio in alto, la parte alta, dunque, vabbè. Ricordo molto le immagini del Vajont, per chi c'è stato, quindi dove tutto il Monte Toc, tutta questa massa è scesa di colpo, è andata a finire dentro al lago e ha procurato il rimbalzo su Erto, sì, e poi su Castle, diciamo, ha spazzato via, poi scavalcando la diga che è rimasta intatta, tutti i paesi sotto, oppure immagini più recenti che erano quelli, mi pare, verso la campagna, dove c'erano appunto queste colline che venivano giù con tutte quante le case. Quando tu ti lamenti del fatto che maltrattiamo la natura, finché non ho visto queste cose qua, lo sai, io sono montanara, amo la natura, però ti ho sempre visto un estremista, no? Ambientalista, invece ti ragione, proprio te la voglio di terra a terra. Dobbiamo stare attenti veramente anche al fungo che raccogliamo, se vogliamo, e come lo raccogliamo. Però qui, diciamo, veramente... Sto sconvolgendo queste immagini perché appunto le cose che ti dicevo ieri che ho visto, si poteva collegare questa, cioè in modo diretto, questa diciamo azione dell'uomo e questa non so, la strada che da sotto, che per me da quando è stata iniziata a costruire, questa è un'altra zona, un'altra strada crollata, quella che va da Colledara, va su al paese, che si è crollato, cioè, in pratica non ci, neanche a piedi si può passare più. Quello già quando è stata costruita era un taglio incredibile. Andando verso Isola, cioè questa, hanno fatto un taglio 2 anni fa e è venuta giù questa collina. In genere dipende molto dalla regolamentazione delle acque, reggimentazione delle acque,
perché laddove le acque non trovano, noi siamo abituati a fare questi muraglioni che non consentono più alle acque di defluire, per cui il terreno, ripeto, che è una spugna, man mano quest'acqua che rimane lì, che stagna lì, man mano scioglie il terreno acquisisce quest'acqua, si scioglie e poi viene giù proprio in modo incredibile. C'è anche qui vicino all'ingresso dell'autostrada, è venuto giù una lingua diciamo, di lava, tra virgolette, slavina, qualcuno lo chiama di terra, comunque veramente, veramente significativo. Beh, l'abbandono, diciamo, delle aree interne, diciamo anche quindi della manutenzione anche quotidiana del territorio può starci dentro queste cose. Certo, sono danni per milioni e milioni di euro. Ma incalcolabili al momento. Certo. E poi, come dicevi tu, prima facciamo un commento, prima di andare in Queste trasmissione. Questi sono i fili del telefono, credo. Sì. Prima di andare sono in trasmissione, caduti. Diciamo, ma lì c'è il rischio di crollo del paese, cioè nel senso che la frana è partita proprio dall'apice di quella collina, da quel locale gestito dai giovani. Veramente delle immagini incredibili, che poi sono un po'. Queste sono particolarmente drammatiche, ma diciamo, io ho fatto un giro per tutta la provincia. Ah, ecco qui. Dal 26 febbraio all'11 marzo il telefono di casa è stato fuori uso. Posso chiedere i danni? Sì, questo si rivolga a noi, si può chiedere, perché in pratica la riparazione del guasto deve avvenire entro le 48 ore, quindi dopo Ma la 48 ore qui sono quante scatta settimane? indennizzo, non sono Due settimane. settimane. Beh sì, dal Sì, ah 26 no, febbraio all'11 marzo non. scusami, mesi, Ecco, no, sono se. settimane, sono due Beh, qua settimane. siamo sui nostri piccoli vuoti di memoria. No, 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 perché stavo pensando No, no, 26 a febbraio un'altra cosa. sono Sì, due mesi diversi, dopo ma sono due può settimane. richiedere. Ci sono i presupposti per farlo. Associazione Robin Hood, potete cercare di Pasquale. Via Brodolini, per l'esattezza Colline San Venanzio. La linea telefonica DSL è ancora malfunzionante. Ciao e buona Malfunzionante. giornata a tutti. Grazie e buona giornata anche a lei e a tutti voi. Grazie indicazione, perché chiaramente lo sai, molte volte che cosa accade? Accade che una cosa, insomma, io ci sorrido, ma insomma abbastanza drammatica, che noi magari continuiamo una certa azione nei confronti, no? E poi a un certo punto ci dicono, vabbè, ma no, questo no, l'abbiamo riparato da 2 settimane, ancora ci stai a chiedere, perché noi l'agenda Pasquale, ogni settimana replichiamo, e qui se non già abbiamo dei feedback. coccia confuso, con No, affetto. assolutamente No, Carlo, la mattina qua siamo in due con la coccia confusa. Poi no. a me No, ma anche per Pasquale mi alleggerire, contagia. sì, ma anche per alleggerire un po' questa trasmissione, che veramente, se dobbiamo parlare in Sì, termini è tecnici, vero. seri, eccetera, Sarebbe davvero un ci disastro. portiamo il rotolo di Scotex per piangere. Ho fatto Buongiorno, pubblicità io indiretta. non ho voluto farti, caro Pasquale, questa domanda e sono felice che arriva dai nostri telespettatori. Buongiorno, a vederla non sembra che abbia perso chili dopo lo sciopero della fame. Sì, vabbè, questo c'è, no, il battuto in questi giorni va alla grande. Però siete stati molto bravi e avete raggiunto l'obiettivo, No, complimenti. Ma la pensilina del tram a Colle Parco, chi la deve rimettere a posto? Il pino di un privato gli è caduto sopra. Passeranno anni oppure il comune si sta già attrezzando? Noi non possiamo fare altro che che segnalarla la segnalarlo, cosa e speriamo che certo. intervenga presto Da il questo punto comune. di vista stavo pensando, e quindi lo preannuncio, abbiamo adesso. Settimana, mi pare, cioè oggi è venerdì, quindi stasera dobbiamo avere la riunione della direttiva dell'associazione. Volevo proporre questa sera di aprire un sito su Facebook, proprio una pagina dove ci sono le segnalazioni. E quindi, diciamo, arriva la segnalazione, noi tra l'altro rigiriamo poi all'ente pubblico o al soggetto interessato. Sulla segnalazione, sulla fotosegnalazione, mettiamo la data in cui abbiamo comunicato ufficialmente questa cosa, e poi ci mettiamo la data dell'eventuale soluzione del problema, diciamo, che può Cioè, essere lo utile anche comunicherai come promemorio. attraverso. Sì, ma penso, perché stasera abbiamo la riunione, se Ce lo fai decidiamo, sapere. settimana prossima farò sapere, diciamo, inizierà pure la pubblicazione. La colpa è solo e semplicemente dell'uomo, inutile cercare giustificazioni, lo abbiamo detto. Sì. La neve è stata Un pesante, si è sciolta ambientalista come me non velocemente, può che dire sì, ma. però diciamo c'è la natura, c'è i suoi corsi, sappiamo che alla fine il mondo diventerà tutto quanto piatto, perché
per gravità, eccetera, le montagne verranno giù, non ci mettiamo al nostro, però sicuramente queste regole della natura bisogna conoscere, quindi quando si va a fare un qualche cosa si deve tenere conto che ci sono queste regole da rispettare per evitare i danni. Come quando io faccio sempre l'esempio del Giappone, in Giappone sono terremoti in continuazione, però non sono mai tragedie in Giappone. Via Rivacciolo perché non più percorribile. Lo dice un residente. Ecco, Rivacciolo è la riva di Rivacciolo. Rivacciolo, se non erro, è quel fiumiciattolo che ti dicevo, che in pratica porta quell'acqua chiara, che veniva utilizzato, l'Urvacciolo, quell'acqua chiara che veniva utilizzata. E quindi è quella strada che scende dall'ospedale, dall'ospedale va giù. Sì, certo, è diventata. Anche lì non c'è reggimentazione delle acque, per cui le acque sono incanalate e hanno creato dei solchi molto, molto evidenti, ha ragione, sì. Buongiorno Pasquale, sabato di 2 settimane fa in centro alcuni negozi sono rimasti senza luce, con conseguente danno sugli incassi. Questo abbiamo detto che noi a fine mese daremo delle comunicazioni perché dobbiamo valutare, per esempio anche quelle del gas dell'altra volta, il blackout del gas che c'è stato l'altra volta, per quanto riguarda i danni proprio dei negozi e degli artigiani. Stiamo proprio in questi giorni avviando le procedure. Sono cose lunghe perché bisogna sapere quello che si fa, altrimenti si rischia, come è già successo per altri casi, di avere delle condanne negative, per cui al danno anche la beffa, perché se uno ha una condanna negativa poi deve pagare anche l'avvocato di controparte, quindi oltre al danno che ha avuto c'è anche le spese proprie e della controparte, quindi noi cerchiamo sempre di evitare queste cose, cerchiamo appunto di come si muoverci sempre un po' lentamente, sicuramente sì, Però però a ragion veduta e in maniera senza giusta. procurare ulteriori costi. Buongiorno, abbiamo subito molti danni alle piante di ulivo. Cosa dobbiamo fare? Infatti Purtroppo anch'io guardavo le piante, proprio a Castiglione Messe del Raimondo commentavamo, purtroppo le piante erano distrutte, ma ci hanno detto giustamente, per il momento devono aspettare, nel senso che la priorità è alta. specialmente quelle che non sono state potate, sono state proprio scrociate, Massacrate. si dice a te, È scrociate nel terribile, senso guarda, che povere piante. sono Sì. aperte, perché proprio, ripeto, la neve pesante ha causato questo tipo di situazione. Per quanto riguarda quindi l'indennizzo, tutte queste cose qui, cioè, dobbiamo aspettare appunto che si faccia chiarezza, così come è successo per il gas. Su questo fronte registriamo delle risposte negative dalla due rete gas, però erano già in conto. E quindi, vabbè, poi molto probabilmente questa cosa ci consentirà di avere un indennizzo automatico per tutti quanti, poi Anche però perché l'emergenza di narreremo. fatto ancora non è terminata, ancora ci No, sono alcune c'è, zone no, dove alcune sicuramente. utenze non sono state riallacciate, insomma siamo ancora non dentro la grande emergenza, ma alcune zone sono ancora in emergenza. Dopo 20 anni sono passato da Telecom a Infostrada, ma il giorno dopo sono rientrato in Telecom perché a DSL Infostrada non va bene. Le mie domande, uno, è giusto che dopo 20 anni la Telecom ha fatturato 35 euro per distacco linea? Sì, questa è quella cosa che diciamo l'altra volta, continua Da chiaramente quando l'anno. parte Sì. il diritto di ripensamento di 10 giorni dalla domanda online che ho fatto e dall'allaccio a Infostrada? Sto nei tempi avendo mandato il ripensamento il giorno dopo l'allaccio con una PEC? Dunque, in pratica non sono 10 giorni, sono 14 giorni, e sono 14 giorni lavorativi. E tecnicamente partono dal momento in cui si è sottoscritto il contratto. Diciamo, questa domanda tende ad avere l'annullamento del contratto con la Wind, però siccome è entrata in Wind, quindi intanto bisogna valutare se appunto era nei termini, se laddove era nei termini bisogna fare ricorso e dire che si era nei termini e quindi chiedere l'annullamento di quel contratto per quel motivo, altrimenti bisogna fare una disdetta alla Wind, però è già rientrato, mi pare, in Telecom, quindi bisogna vedere il caso. Bisogna fare una disdetta alla Wind, però comunicando nella disdetta il fatto che c'è stato malfunzionamento, perché altrimenti si devono pagare le penali. Quindi in pratica dico, faccio un reclamo prima perché la E DSL come non si può funziona. Ecco, provare il malfunzionamento se dall'altra parte ti dicono no, noi no, abbiamo tutto a stavo posto? spiegando. Mi sto spiegando, in pratica si fa un reclamo,
si aspettano 24 ore, se questa cosa non è stata messa a posto uno può fare, perché poi diciamo, la rete viene gestita sempre da Telecom, perché loro chiamano i tecnici da Telecom, e quindi bisogna stare attenti perché altrimenti ci sono poi le penali. Però il telespettatore si può rivolgere a noi e tranquillamente li risolviamo. Da quello che ho capito, lui è rientrato già in Telecom. Sì, quindi il giorno dopo pensiero, ha detto. Ecco, il suo pensiero era quello di non pagare le penali a questo punto per quanto riguarda la Wind Infostrada. Si può... Possiamo andare avanti. Sì. Devo pagare una bolletta dell'Enel esosa per il mancato incasso dovuto alla mancanza di corrente per più giorni. Non riesco a pagarle. Come mi posso comportare senza rischiare il taglio? Prima della scadenza devi chiedere una rateizzazione. Se non gliela danno si può rivolgere a noi. Dunque, prima passare per l'ipotesi rateizzazione, se l'Enel dice no, chiamare Pasquale Di Ferdinando, l'associazione Robin Hood. Sì, sì, vabbè, li risolve. No, bisogna prima della scadenza, incredibile ma vero. Incredibile ma vero, ma li risolve. Prima della scadenza della bolletta, mi raccomando. Anche qui apriamo purtroppo una parentesi annosa, molte volte le bollette arrivano dopo la scadenza. Ciao Pasquale, sto lavorando sul portale segnalazioni, sentiamoci. Flavio, quasi pronto. Mi sembra una comunicazione di servizio? No, però vuol dire che qualcuno l'ha creato e quindi siamo ben felici di appoggiarci a te Flavio e quindi poi... Sentiamoci, lo devi chiamare. Farti la sponda. Lo devi chiamare. Vabbè. Andiamo avanti con gli altri messaggi. Dopo lo sciopero della fame, che ne dici di una mugnaia al grottino? Un saluto a te e a Dorotea. Ciao Luigi, ciao. Beh, questa persona, questo Luigi che scrive conosce bene i tuoi gusti, evidentemente. Gusti. La mugnaia è un piatto che amo. A proposito di piatti, i pescaresi dicono che loro però dobbiamo fare la storia e quindi Penne, questa zona qui del Pescarese dove viene prodotta la mugnaia, era terramana. Nel ventennio, quando fu creata la provincia di Pescara... È buona, no. Lasciamo perdere, dovunque arriva. Sì, sì, però quando fu creata, siccome noi riteniamo che sia un piatto tipico nostro, loro dicono che sia un piatto tipico loro, però la storia è storia. La storia è storia. Erano comuni, fanno parte di quei 26 comuni che abbiamo ceduto per la costituzione della provincia di Pescara. Come la mettiamo, insomma, era una parte della provincia di Teramo che è andata per la costituzione. A proposito di mangiare, di cose buone, di tradizione, sì. Non perdete l'appuntamento con la cucina di noi, non la perdete mai la nostra cucina perché sono sempre appuntamenti molto seguiti, per questo vi ringraziamo, è interessante. Lunedì in particolare con Pasquale, per questo cito lunedì, parliamo di tradizioni non solo con Pasquale ma ci sarà una sorpresa. Domani, festa di primavera all'Ipogeo, vabbè, io oramai ci rinuncio, io ci vado alla festa dell'Ipogeo. No, istruzione per l'uso importantissima. Oggi ci sarà l'eclissi. Sì, alle 10.38 c'è l'apice. Non guardate senza strumenti di protezione, perché io mi ricordo quello che è successo qualche anno fa, era al mare, diciamo in quel momento anche un attimo c'è stato un po' il cambio di temperatura, e mi ricordo le cronache, tantissime persone per guardare ad occhio nudo, oppure con degli occhiali da sole normali, non è così. Bisogna proteggersi, si possono usare delle lastre, le lentini dei saldatori, anche delle lastre quelle radiologiche. Sì, sì. No? Io mi ricordo quando ero bambina annerivamo con la fiamma. Pare che neanche quello non sia sufficiente. Però, noi l'abbiamo guardato sempre così quelle poche volte che ci è capitato. Fondi bottiglie e così via. Però mi raccomando perché i danni sono irreparabili, per cui diciamo... Allora andiamo con gli ultimi messaggi, poi dobbiamo salutare Pasquale perché c'è il sindaco di Giulianova. Molte aziende, Sky ad esempio, pretendono per la disdetta, la raccomandata, io pretendevo la PEC che mi negavano. Invece mi sono trovato l'indirizzo PEC di Sky e non solo, ho risparmiato 5 euro e tempo, ma ho ricevuto una lettera di ricevuta della mia volontà di disdire il contratto. Tu hai capito, sì Pasquale? Sì. ho capito. Certo, allora, questa è un'altra istruzione che possiamo dare, anzi ringrazio il telespettatore che ci ha dato questo spunto, perché le notizie da dare sono veramente tante che bisogna trasmettere, per cui se non c'è qualcuno che ci stimola poi per darla in questo, insomma, sarebbe una valanga di informazione. Quindi partendo invece da un caso
proprio concreto, guardate che tutte le, diciamo per legge, tutte le imprese hanno la PEC, ok? La PEC è questo strumento... La posta certificata, elettronica certificata. Quindi questo strumento che consente di inviare un'email, che però appunto è certificata, e quindi che ha lo stesso valore legale della raccomandata. Molte aziende non pubblicizzano la propria PEC, no? Perché poi le poste... Cioè, mentre la PEC la scrivi, premi un tasto e arriva, no? E quindi in modo particolare per Sky, le società di telefonia ed altre tipologie di società che sulla base dell'arrivo poi scattano gli adempimenti, i tempi tecnici per passare un operatore nell'altro, eccetera, scusatemi il termine, ci urlano nel manico, nel senso che loro gli conviene che il sistema posti italiano, posti privati, eccetera, che impiegano notoriamente una ventina di giorni, magari ritardano pure il ritiro raccomandato, per cui guadagnano dei tempi tecnici. Invece la PEC, diciamo, nel momento in cui tu fai il click, arriva e quindi guadagni anche del tempo per quanto riguarda le disdette, e soprattutto c'è un aspetto importantissimo, che è quello che ricordava il telespettatore, a costo zero. Tra l'altro, raccomandate sono anche aumentate ultimamente. Come potete fare laddove la società non pubblicizza questa PEC per rintracciarla? Dovete andare su internet, visto che utilizzate la PEC, la posta certificata, quindi in pratica avete la possibilità, perché tu mi fai l'opposizione, dici ma se non c'hanno internet, no, se c'hanno la posta certificata internet ce l'hanno. In pratica dovete andare sul sito Info Imprese, che è un sito nazionale delle Camere di Commercio, e lì in pratica c'è un motore di ricerca per le imprese. Da questo motore di ricerca delle imprese potete chiedere la PEC, vi compare la PEC, e quella è la PEC ufficiale di quella società. Il controllo incrociato potete farlo, perché sulla fattura avete la partita IVA, perché molte volte ci sono delle società che hanno un nome simile, però poi sono soggetti diversi, no? E quindi fate il controllo della partita IVA, se si incrociano i dati potete mandare la PEC e risparmiate. È più celere e tutti vissero felici e contenti. Non è un caso se è stata creata la PEC. Buongiorno, a gennaio ho acquistato un telefono Samsung. Buongiorno. Ad oggi sono 3 volte che lo porto in assistenza senza risolvere il problema. Come posso fare per chiedere la sostituzione del telefono? Grazie, ce lo chiede Domenico. Il codice del consumo lo prevede, può chiedere il telefono nuovo. E glielo devono dare. Se no? Se no, rivolgetevi a Pasquale. Una volta ci devi venire vestiti da Robin Hood. Ma lui si chiama Pasquale. Che poi, tra l'altro, a proposito di quello che diceva, e poi ci salutiamo, che dicevi in apertura della trasmissione che ogni tanto tu dimentichi i nomi e chiami le persone sempre nella maniera sbagliata. Io ho un mio carissimo amico che si chiama Berardo, che quando eravamo ragazzi chiamava tutti Pasquale per non sbagliare. Proprio Pasquale. Allora dico Pasquale, e vabbè. E sicuramente non dispiaceva e non offendeva nessuno. Certo. Noi salutiamo Pasquale Di Ferdinando, che ritroveremo intanto lunedì in una puntata speciale tutta dedicata alle tradizioni teramane della Pasqua in cucina. E sì, poi ci rivediamo venerdì prossimo con questo spazio, sì, dedicato ai consumatori. Proprio telegraficamente, due cosette. È come quando diciamo uno ha più donne, per non sbagliare dice Micia, amore. Allora intanto, cioè, perché uno dovrebbe avere più donne? No, usa. Intanto. Usa. Oppure sono diverse persone che per evitare questa cosa chiamano tutti quanti socio, combà. Esatto. No? Ci sono questi tipi, come Pasqua, insomma, cioè come cose. Pasqua dell'amico mio. Volevo dare una primizia, sì. Proprio ieri abbiamo fatto una riunione, ci sarà una manifestazione che riguarda le virtù di Teramo, che durerà, sì, diversi giorni, e noi come gruppo di Facebook La Cucina Terramana ci sarà riservato uno spazio, perché faremo il primo concorso di virtù delle casalinghe terramane. Caspita, quindi poi tutti i dettagli, sì, ve li daremo. No, una primizia, ieri sera, quindi voglio dire, più primizie i dettagli così nelle prossime puntate. Grazie a Pasquale Di Ferdinando, buon pubblicità e poi il sindaco di Giulianova.
Eccoci di nuovo insieme, saluto e ringrazio e ritroviamo con piacere il sindaco di Giulianova, Francesco Mastromauro. Buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti i telespettatori. Buongiorno sindaco, bentornato. Sono tanti gli argomenti che abbiamo anche letto questa mattina sui giornali. In questo periodo diciamo che l'argomento caldo a Giulianova è la Tari. La Tari con delle polemiche, con addirittura guardi, insomma, questa mattina un giornale titolava il caso Tari si tinge di giallo con foto e filmati segreti. C'è anche un giallo dentro questa Tari, dentro questa vicenda Tari. Sì. La vicenda Tari è una vicenda nazionale. Adesso c'è qualcuno che la vuole alimentare. A Giulianova abbiamo fatto, penso, un ottimo lavoro, perché a fronte di un disegno legislativo che ha introdotto un sistema diverso di misurazione della tariffazione dei rifiuti, sappiamo bene che da quest'anno intanto tutti i comuni debbono coprire con la Tari il 100% del costo del servizio. Invece, come sai Dorotea, precedentemente i comuni potevano compensare parte del costo con la fiscalità generale. Perché a Giulianova il clima si è così riscaldato intorno a questo? Ma io ritengo, guarda Dorotea, che a fronte di quello che noi abbiamo fatto a Giulianova, che come hanno detto tante associazioni, non noi, è stato uno dei lavori migliori fatti nella regione Abruzzo, perché noi abbiamo attenuato quel sistema che prevede il legislatore nazionale, dice da quest'anno non si paga più in base ai metri quadri, ma in base a quanto si produce in termini di rifiuti. Ma la produzione non viene misurata con un misuratore certo, no, c'è una tabella fittizia che impone il legislatore. Se questa fosse stata il metro di tariffazione, bisognava aumentare, secondo queste tabelle del Ministero, per alcune categorie non produttive, perché lì è il punto, anche del 300-400%. Noi abbiamo calmierato, ci sono stati sì aumenti per 9 categorie non produttive su 30, ma se gli aumenti ci sono stati veramente molto attenuati, perché abbiamo introdotto 800.000 euro di benefici, di soldi che abbiamo investito per andare a calmierare. Quindi di aumenti ci sono stati per alcune categorie, tante altre pagano meno e anche i cittadini sono stati beneficiati. C'è questa polemica che sinceramente non comprendo, pur essendo io il primo a da giudicare parte delle, negativamente, soprattutto dell'associazione dei commercianti, in particolare Confcommercio. No, solo la Confcommercio. Confcommercio. Pur essendo io il primo ad aver criticato violentemente insieme all'ANCI questa nuova forma di tariffazione. Io dico che il legislatore nazionale avrebbe fatto bene prima di introdurre questa svolta, che è giusta, chi più paga, chi più inquina più paga, un sistema di rilevazione di quanto ciascuno produce in termini di rifiuti, quello cioè che la fatto, tariffa quello puntuale. Quello che è fatto è fatto, però si sì, può... No, beh, quello, ma guardi, si sta parlando della tariffa 2014, non della 2015, perché quando abbiamo pagato l'ultima rata della Tari si riferiva al 2014, perciò ritengo che questa sia una polemica speciosa. Altra cosa è il confronto, e difatti, come lei sa, a Giulianova noi abbiamo istituito le consulte. Penso che sia una cosa importante, non c'è un altro esempio nella regione Abruzzo, le consulte nelle quali siano proprio le categorie dei commercianti e quelle degli operatori turistici ad essere protagonisti. Ieri sera c'è stata una bella riunione della consulta del turismo, la prima, l'altro ieri quella della consulta del commercio, che sarà chiamata appunto per confrontarsi con tutte le associazioni del commercio lunedì, per parlare appunto di Tari, per confrontarsi. Ecco, no polemiche, sì confronto, e soprattutto capire che se ci sono stati dei momenti di iniquità, non sono certo dovuti al comune di Giulianova, che anzi ha contribuito per attenuarli il più possibile. Molti l'hanno capito, alcuni fanno finta di non capirlo. Quando si parla di giallo, assessori Mortalati a cena al camping ma non al Cursal, che significa? No, guardi, lunedì al Camping Holiday io ho organizzato una bellissima riunione aperta, un'assemblea pubblica con i cittadini del quartiere
appunto, che si attesta sul letto nelle prospicienze del fiume Salinello, dove c'era con me il presidente della provincia, Renzo Di Sabatino, i tecnici e la ditta che si è aggiudicata i lavori che a breve partiranno rifacimento di quegli argini che vennero spazzati via ormai 4 anni fa nell'alluvione del 1 e 2 marzo. Eravamo lì, è stata un'assemblea molto partecipata che ho voluto fortemente e che è servita a fotografare, stereotipare e rendere edotti i cittadini di come si procederà con questi lavori anche per dare un contributo. Quindi nulla di tutto ciò. Contemporaneamente la Confcommercio aveva un'assemblea al Cursal, ma era contemporanea con questa assemblea pubblica, quindi nulla di strano, ripeto, confronto sì, strumentalità no. Peraltro, e mi consenta anche questo, ci sono alcuni che si sono, come dire, che capeggiano questa residua polemica, che di fatto, con i commercianti che di fatto rispetto all'anno precedente pagano di meno. Quindi io non riesco a capire, pagano di meno e protestano. È strana questa cosa. Sindaco, capitolo Giulia Servizi. Allora, intanto c'è un messaggio, lo leggiamo. Buongiorno Sindaco, vuol dirci qualcosa sul contratto di quartiere dell'Annunziata? Questo è un argomento interessante. Contratto di quartiere dell'Annunziata fu una illuminata intuizione dell'allora, peraltro, giunta di centrodestra di Giulianova. Quindi Sindaco Camelli nel 98... fece cosa? Partecipò a un contratto di quartiere del governo Prodi e lo vinse, si aggiudicò, arrivò, era un contratto di livello nazionale, al 19° posto. Questo ha consentito a Giulianova di intercettare oltre 11 milioni di euro di finanziamenti che nel corso degli anni hanno consentito ad esempio di dismettere il depuratore vetusto, inadeguato, ubicato alle foci del Tordino e di inaugurarne uno nuovo, lei ricorderà 4 anni sì. fa quando lo inaugurai, di rifare il lungomare Rodi, le piste ciclabili, il centro socioculturale, di rifare tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, insomma tanti lavori. Il contratto di quartiere prevedeva nella sua concezione la partecipazione non solo del comune, della regione, del Ruzzo, dell'Ater, ma anche dell'intervento privato, altrimenti non poteva essere ammesso a finanziamento. Quell'intervento privato si sostanziava in buona sostanza in un intervento di carattere residenziale e ricettivo. L'intervento ricettivo nel 2007 venne licenziato e doveva essere realizzato e si sostanziava in un residence, non in un albergo. A quel punto un comitato di cittadini dell'Annunziata si riunì, raccolse delle firme e disse: beh, noi non vogliamo questo residence perché andrebbe a occupare parte di un grande parco che sta lì da 35 anni, lo andrebbe a consumare, chiediamo che venga delocalizzato e che venga risolta questa cosa. Insomma, ci fu una interlocuzione, l'amministrazione comunale, già all'epoca io ero il vice sindaco, poi il sindaco facente funzioni, si fece carico, parlò con i privati, che potevano intervenire, sono tutti piccoli proprietari, ma che capirono che le doglianze dei cittadini erano giuste, e alla fine si arrivò a un accordo, che peraltro venne prima sottoscritto e poi portato in consiglio comunale nell'agosto del 2008, poco prima che Claudio Ruffini, che era il sindaco dell'epoca, io il vice sindaco, si dimettesse. Poi che successe? Che intervenne il PAN del Borsacchio, che ha bloccato per 5 anni la realizzazione di questo intervento delocalizzato. Adesso, dopo che il PAN è stato sbloccato, questo progetto rimodulato doveva trovare il voto del Consiglio regionale per il passaggio finale. Nella seduta del Consiglio regionale di 10 giorni fa, la presa di posizione del consigliere regionale Febbo bloccò tutto, perché lui, il consigliere Febbo, disse: no, qui questa è una sanatoria, si sta beneficiando il privato, si vanno a inserire nuovi volumi. Quindi tutto è ripassato nella commissione, la seconda commissione regionale, che mercoledì ha ascoltato me. È tornato un attimino indietro. Sì, ha ascoltato me, perché ho chiesto di essere sentito, anche perché le cose che diceva, sosteneva Febbo, non sono vere.
io ho spiegato che primo questa delocalizzazione l'hanno voluta i cittadini, che questo consente di non consumare più un parco enorme, peraltro vicino a degli asili, una cosa stupenda vicino al mare, terzo di acquisire ulteriormente altri 6.000 metri quadri che consideranno di fare un altro parco e un canottiale verde, quarto che non è vero che si aggiungono volumi, ma anzi che si riducono del 20%, e non solo, che le altezze di questi edifici da 14,50 m diventano 8,50 m. C'è solo un cambio di destinazione d'uso, i privati non faranno più un residence, che sappiamo che cos'è il residence, ma faranno residenza. E quindi adesso tornerà in Consiglio regionale, speriamo che dopo quasi 8 anni si sblocchi questa situazione e si completa. Perché il problema, sai qual è? Non è solo la realizzazione. Se non completiamo il contratto di quartiere, il Ministero ci ha già chiesto indietro diversi milioni di euro. Allora, buongiorno Sindaco, signor Sindaco. Apprezzo molto il suo impegno per la legalità, l'unico ad avere tolto le case popolari a chi non le meritava. I suoi colleghi di prima che facevano? Dormivano? Grazie ancora, lo dice Romolo. Ma io ringrazio il cittadino. Io mi sono insediato 6 anni fa, la prima cosa che feci, dissi fra i punti programmatici, gli alloggi popolari non ci sono. La Regione si dovrebbe far carico di questo problema, che sono 30 anni che nella Regione Abruzzo non si realizzano nuovi alloggi. Quei pochi che ci sono purtroppo non riescono a soddisfare le esigenze di chi non ha un reddito tale da procurarsi un alloggio sul mercato. Feci un'azione che è stata tesa a verificare se gli attuali assegnatari dell'alloggi abbiano ancora i requisiti, e questo ci ha portato a scovare ad oggi 20 alloggi abbiamo recuperato, perché abbiamo scoperto magari che chi aveva avuto 30 anni fa l'alloggio oggi aveva un reddito tale non aveva più requisiti per avere magari alloggio. L'aveva acquistato fortunatamente, oppure non ci abitava, oppure ci aveva commesso dei reati connessi al traffico di stupefacenti. Io ci ho messo la faccia, penso che è una cosa che fanno tutti i sindaci, io spero che lo facciano, ho firmato, magari mi hanno anche denunciato, mi hanno anche minacciato, ma noi abbiamo recuperato 20 alloggi ad oggi, altri ne recupereremo, che abbiamo assegnato a chi veramente ha bisogno. Lei pensi che quell'alloggio dove erano stati consumati reati pesanti connessi al traffico di stupefacenti, quella persona poi mi ha denunciato, è andato su tutti i giornali questa cosa, poi è stata assegnata una coppia di persone veramente disagiate con 4 figli minori. Penso che questo sia quello che deve fare un pubblico amministratore. Non basta, non basta, però almeno diamo un segnale. Ho apprezzato molto l'iniziativa Una vita da social del 12 marzo. Giulianova è sempre avanti nelle iniziative. Ci dice che ci scrive questo messaggio. Ringrazio il telespettatore, ma in questo momento però io ringrazio della considerazione, ma penso che ci siano tanti di quei problemi che non so se il futuro ci riserverà ancora questa possibilità. Dobbiamo essere... Sindaco, stamattina lei, anche durante la pubblicità, mi sembra un po' pessimista. Sono molto preoccupato, ma non per Giulianova, sono preoccupato per tutti gli enti comunali. Lo so, perché ci sono ulteriori tagli che mettono in grave difficoltà tutti i comuni, quindi tutti i sindaci, che poi non sono altro che i padri di famiglia delle nostre comunità. Non è facile, dovremmo comprendere tutti qual è la situazione attuale, perché le famiglie soffrono, ma soffrono anche gli enti, che non riescono forse... Purtroppo è una sofferenza. Non sarà facile garantire, ancora continuare a garantire i servizi, questo è il problema forte. Una signora è andata presso gli uffici comunali per segnalare che aveva un nuovo contratto di affitto e voleva regolamentare la propria posizione per la tassazione rifiuti. Gli hanno detto che venire con il proprietario, che deve venire con il proprietario di casa. Risultato, ha dovuto pagare quella del proprietario di casa. Ma guardi, intanto se ci sono delle incomprensioni o delle situazioni da chiarire, adesso non so nello specifico quello della telespettatore, io ho messo a disposizione gli uffici che lavorano e hanno aperto gli sportelli anche in orari non usuali, proprio per a dare le risposte, se ne stanno capendo tanto. È normale che i ruoli delle imposizioni comunali sono fatti sulla scorta della situazione
familiare o della situazione patrimoniale stereotipata al 31 gennaio dell'anno. Oggi, per esempio, noi abbiamo pagato a fine febbraio l'ultima rata della Tari del 2014 e quindi se il cittadino muta la sua composizione familiare, anch'io ho avuto un problema in famiglia, è venuto a mancare mio suocero, che però questa situazione può cambiare solo entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Altrimenti gli uffici come fanno a redigere i ruoli che dunque, si devono redigere oggi entro... Oggi si paga l'anno scorso, ecco, per adesso, intenderci. Ecco, quindi c'è questo. Comunque, qualsiasi problema può essere segnalato e viene risolto dagli uffici e da me o dall'assessore. La discarica sulle sponde del Tordino, possibile che nel corso di tanti anni non poteva essere bonificata? Oggi siamo ai primi posti per la qualità di plastica in mare. Rischiamo di arrecare pregiudizi all'attività turistica. Qua apriamo anche il capitolo ambiente, perché se lei me lo consente, insomma, posso rispondere ironicamente, posso congratularmi rispondere per il premio Attila che ha preso, sì, adesso faccio rispondere anche intanto su questo. Intanto il cittadino, il telespettatore dice una cosa che io, insomma, una questione che io sollevo da tanto tempo. Come sa il cittadino, quella è una porzione di territorio che ricade nel comune di Roseto degli Abruzzi. Io sono anni che dico che quella è una discarica che deve essere bonificata. Chiariamo, competenza è della regione, della provincia, sta sugli argini del fiume e del comune di Roseto. Il problema è anche un altro, che noi non possiamo rinchiuderci nei recinti comunali, perché un problema che insiste sull'agro e sul territorio del comune limitrofo a Giulianova, cioè Roseto degli Abruzzi, poi si va a determinare, a manifestare, a creare i problemi, perché il fiume Tordino poi porta tutta la sporcizia nel mare e quindi inquina e quindi fa danni. Allora, il problema di fondo è quello che diceva il telespettatore. Perché in questi anni non si è intervenuti? Dico, perché le associazioni ambientaliste non si occupano di queste cose, non le denunciano? Io l'ho denunciate, mi aspetterei che anche altri le denuncino. Come dicevo, visto che ha parlato di associazioni ambientaliste, io prima ironicamente mi congratulavo con lei per questo premio che le hanno assegnato proprio le associazioni ambientaliste, che si chiama Premio Attila, perché lei ha fatto tagliare dei pini, delle piante, credo siano dei pini, no? E allora è un premio, certo, ovviamente in negativo, no? Perché non è stata gradita la sua scelta, credo, dal WWF nel caso specifico. Della domanda, sì. Io... ho fatto un comunicato proprio ieri. Intanto mi sarei aspettato in questi anni che il WWF o Legambiente mi avesse magari dato il premio per aver creato e realizzato 5 nuovi parchi a Giulianova in questi 6 anni. 5 nuovi parchi, uno enorme proprio nelle prospicienze del fiume Tordino, un più grande della provincia di Teramo. Quindi, certo... che al contrario mi si dice che io sarei Attila, insomma, chi mi conosce sa bene che è il contrario. Quei pini, intanto, se sono stati tagliati, è perché la sovrintendenza, sulla scorta di una relazione di esperti agronomi, il dottor Granchelli, che peraltro ha redatto il piano del verde della città di Giulianova, hanno detto che quei pini erano instabili, rischiavano il crollo. Peraltro le radici dei pini, chi conosce la materia sa bene che sono molto instabili, diciamo così, e da un lato determinano problemi al manto stradale e ai marciapiedi. Chi conosce quel tratto di lungomare sa bene che su quel marciapiede non si passava più da anni, e dall'altro determinava problemi di sicurezza, perché appunto l'agronomo aveva stabilito che bisognava eliminarli e al loro posto bisogna mettere a dimora altre essenze arboree compatibili con l'assetto stradale, la viabilità e soprattutto la sicurezza. Quindi dire che io sia Attila mi sembra un po' esagerato. È vero invece che dopo almeno 25 anni si stanno iniziando i lavori
per il rifacimento di una delle porzioni più importanti della città in termini di viabilità, quella che va sul lungomare dall'anfiteatro in legno fino a Piazza Dalmazia. Lì ci sarà una pista ciclabile, nuovi marciapiedi, tutto l'asse viario rifatto, cioè un'opera pubblica che la città aspettava da anni. Quindi tutto è fuorché una opera insomma, di Attila, questo è una riqualificazione e senta. Ripeto, in questi 6 anni abbiamo fatto 5 nuovi parchi a Giulianova implementando un patrimonio arboreo che fortunatamente a Giulianova c'è ed è molto importante. C'è un messaggio che ci introduce su una questione un po' delicata e che avrebbe bisogno di tempo, la pregherei di rispondere sinteticamente. Complimenti a lei e ai suoi colleghi sindaci per la mobilitazione che state inscenando per impedire l'arrivo di 400 immigrati. Non state muovendo un dito, bravi, sostiene chi scrive ovviamente questo messaggio, perché qua poi rientra anche, no, ognuno di noi ha un'idea su questa questione, la sua personale, la sua da sindaco, prego. No, guardi, io intanto dico che il problema che solleva il telespettatore è un problema di carattere nazionale, sì, che riguarda la politica sulla immigrazione del governo nazionale e, mi permetta, anche le politiche della Comunità Europea in materia, visto che la nostra è la frontiera dei disperati che vengono appunto dal continente africano soprattutto. Noi per quello che possiamo, noi sindaci, siamo in prima fila, in prima linea per far rispettare le regole. Coloro che le devono rispettare possono essere bianchi, neri o rossi, a noi non ci interessa, io sono uno di quelli che è per il rispetto della persona e per il rispetto delle regole. Il problema è grosso, il problema è grande, perché la microcriminalità che viene sempre più avvertita dalla popolazione, avvertita anche dal sottoscritto, i problemi di decoro della città, io ho emesso tante ordinanze per impedire che la stazione ferroviaria, ad esempio, diventi un bivacco, ordinanze antibivacco che sono state, non sempre riescono a arginare questo problema. Quindi sappia il telespettatore che il sottoscritto sta facendo tutto quello che è nelle sue competenze per evitare che ci siano problemi di ordine pubblico, che purtroppo non dipendono da me, e problemi di igiene pubblica. Altra cosa è che il governo nazionale dovrebbe, di concerto con la Comunità Europea, arginare un fenomeno che può generare grossi problemi. Però attenzione, attenzione, si parla di esseri umani e non di pacchi postali. Poi questi esseri umani devono rispettare le regole, questo è un altro aspetto. Io sono per l'accoglienza dentro il rispetto, esatto, delle regole. Esatto, quello che sto dicendo io, accoglienza e rispetto delle regole vanno di pari passo. Esseri umani che spesso hanno grandissime difficoltà, per l'amore di Dio, come ce le abbiamo poi, anche noi di carattere economico, ecco, ma lì ci sono problemi. Però anche debbono rispettare le regole. Assolutamente sì. Però la nostra comunità europea in questi anni è stata carente sotto questo punto di vista, ci ha lasciati da soli ad arginare un fenomeno complesso, difficile da leggere e difficile rispetto alle risposte che dobbiamo dare. Sindaco, leggiamo anche questo messaggio: e perché le Cambiende & Company non protestano pubblicamente contro il comune di Roseto per lo scempio di Coste Lanciano? Altro che pini abbattuti, sei sempre tu il bersaglio, perché ti temono tutti. Per completezza informazione, ma cioè, il telespettatore dice questo, però pure il sindaco Pavone, non so se per questa questione qui, ha avuto il premio Attila qualche mese fa. No, non è per questa questione. Non ricordo per quale questione. Riguarda una questione privata. Pavone il suo premio Attila già l'ha avuto, no, comunque ma non, sì. Io saluto il sindaco Pavone, non mi interessa, per carità, non entro nelle questioni. Io dico soltanto che, ripeto, forse nella vicenda della polemica, perché questa è strumentale, di Legambiente e WWF, c'entrano, come dire, interessi di carattere personale. Posso leggere questo qualcuno? Messaggio, poi risponde, certo, anche a questo, perché siamo sempre sullo stesso argomento. Sindaco, perché questo inutile e cattivo accanimento per la realizzazione della pista ciclabile? Perché lei ieri nel suo comunicato faceva proprio riferimento alla pista ciclabile. Prima le proteste erano perché mancava il collegamento tra nord e sud, ora che lo si realizza non va neppure bene. Com'è possibile tutto questo? Va avanti e tira dritto. Ma è proprio quello che dice
Il legittimo sospetto, io poi non ho peli sulla lingua, lo dico sempre in maniera, l'ho detto anche nel comunicato stampa che ho visto, è stato riportato dagli organi di informazione, letto da lei stamattina al Teleponte. Io non vorrei che dietro questa polemica si nasconda un interesse di carattere professionale. Giulianova, unica città in Abruzzo ad avere le consulte, così le leggiamo man Grazie, mano che arrivano. grazie. Però, Vorrei guardi, no, salutare. io ho tanti difetti, però dico sempre le cose. Non vorrei che si nasconda un problema di carattere personale e professionale. Allora, andava bene quel progetto fino a quando qualcuno magari sperava di realizzarlo come professionista, non va bene adesso che viene realizzato. Insomma, bisogna essere un po' coerenti. A me questo dispiace, però. Io lascio le polemiche a chi le sa fare, cerchiamo di fare le cose nel miglior modo possibile. Sappiano coloro che hanno voluto inscenare questa polemica che finalmente si risolverà un problema serio della mia città e soprattutto che quei l'essenze arboree, d'accordo con la sovrintendenza e sulla scorta di un parere di un agronomo molto qualificato, verranno sostituite con altre essenze arboree che magari sono più confacenti, anzi sono più confacenti a quel alla città, perché i pini a Giulianova stanno creando un sacco di problemi e costano molte Molto. risorse Per la che manutenzione. per la manutenzione, no? Perché sollevano Ah, e le radici sollevano, si è facciano una vero. passeggiata quelli che hanno fatto le polemiche in Viale Orsini, in Via Curiel, in via dietro all'ospedale, alla piccola Opera Caritas e in via Treviso dove abbiamo dovuto spendere 120.000 euro per rimettere a posto i danni causati dai pini. Tari, caro sindaco, come mai io prima pagavo 180 euro per la seconda casa al mare occupata per solo 3 mesi l'anno ed ora devo pagare 320 euro? Come faccio a produrre per 3 occupanti tutto l'anno? Ah, guardi, questo è un problema di, lo ripeto, il legislatore nazionale ha rivisto il sistema di imposizione. Si è passati dalla TARSU che tariffava in base ai metri quadri che ciascuno possedeva, invece a un sistema diverso, che è quello secondo cui la seconda casa, purtroppo, se non viene affittata, locata, ha un sistema di tassazione superiore. È un cane che si morde la coda, è una coperta corta da qualche parte, il 100% del servizio deve essere pagato, perché lo dice il legislatore nazionale, pagato dalla Tari, un nuovo sistema di imposizione. Forse l'incentivo è quello che io dico, bisognerebbe darlo a chi quegli appartamenti li mette sul mercato immobiliare. Servono tanti appartamenti, facciamo in modo che vengano locati a chi ne ha bisogno. E così la Tari, come sappiamo, è una La imposizione paga. che paga l'occupante, colui che ne usufruisce. Quindi consiglio al telespettatore, se non vuole pagare la Tari, di metterla sul mercato e di affittarla. In questo periodo va di moda dare la colpa dei nostri guai agli immigrati, quando noi in 150 anni non siamo stati in grado di risolvere la questione meridionale, senza parlare dei baraccati, dei terremoti, oppure dei lavori pubblici mai terminati, oppure fatti male, per non parlare delle nostre scorciatoie per ottenere qualche favore, oppure delle tangenti e della Sai, corruzione. È un Dorotea, quadro noi abbiamo purtroppo reale detto, comunque dell'Italia, sì, quello che ha difatti, appena purtroppo il problema è descritto il molto nostro più telespettatore. Sì. complesso e semplicissimo, come abbiamo detto io e te, Sì. Prego, poc'anzi, io ti do del tuo, del lei, non so. prego, sindaco, può Però fare come posso dire vuole. una cosa, in questo ragionamento noi dobbiamo anche capire un'altra cosa, forse in questi anni il sistema di Italia non ha, come dire, messo l'attenzione su un dato. Noi abbiamo sempre detto ai nostri giovani che devono studiare e devono studiare, abbiamo lasciato da parte i lavori manuali. Oggi io so che c'è necessità, basta leggere gli studi che fanno la CGA di Mestre piuttosto che il I Censis, e manovali. dice c'è bisogno di 1 milione di forza lavoro. Ma non solo, non solo quello che dicevi tu, no, c'è bisogno di specializzazioni, di tornitori, ci sono aziende che cercano questi e non ci sono. Allora forse, e poi noi non ci possiamo lamentare se questa forza lavoro viene occupata da altri e siamo forse noi che
e c'ha ragione il telespettatore, ad essere in ritardo e a non aver concepito uno stato sociale diverso e un sistema di, come dire, di formazione dei nostri giovani in grado di dire che non tutti devono fare gli avvocati, i commercialisti o i medici. C'è bisogno di artigiani, di specializzati in un determinato settore, altrimenti poi non ci possiamo lamentare se quei gli posti vengono occupati vengono... da chi quelle certo. Specializzazioni c'è. Noi ci dobbiamo salutare, Sindaco. L'ultimo messaggio che passava prima non l'abbiamo letto, ma rientriamo sempre in questo discorso. Ci dicevano: se non siamo capaci di gestire gli accattoni, come possiamo gestire 400 persone che arrivano, no, dall'immigrazione? Questa era. Vedo che comunque è un argomento che dobbiamo considerare, questi messaggi, un argomento molto sentito dai nostri telespettatori, sì. Magari anche con i sindaci una trasmissione di approfondimento su questa questione dell'immigrazione la possiamo fare. Io, Sindaco, la ringrazio, le auguro una buona giornata, un buon lavoro e ci vediamo tra 15 giorni sempre di venerdì. Grazie. Buon lavoro e grazie a lei e grazie a te, grazie ai telespettatori. Noi andiamo in pubblicità e poi cambiamo argomento. Eccoci di nuovo insieme, saluto e ringrazio gli ultimi ospiti di questa mattina che tra l'altro ritrovo con grande piacere. Alla mia destra c'è Anna Carla Valeriano, oggi parliamo di manicomi, diciamo così genericamente, poi l'argomento preciso ce lo spiegate voi, che ha scritto un libro che è stato anche premiato, credo più di un premio, proprio sul manicomio di Teramo. E saluto, ringrazio e ritrovo con grandissimo piacere il dottor Francesco Saverio Moschetta, che è medico psichiatra, già direttore dell'ex ospedale psichiatrico di Teramo. Parliamo con loro di un convegno, un incontro, un convegno, come lo vogliamo definire? Sì, un convegno. Un convegno che si terrà il 31 marzo. Il titolo 26 marzo. Il 26 marzo. Sì. Si parlerà? Si parlerà del superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, che appunto per legge è fissato proprio il 31 marzo 2015. Ah, okay. Quindi... Allora io mi sono confusa con la data della... Ok, sì, il 31 marzo è fissata la chiusura. Sì. Voi ne parlate qualche giorno prima, sì. E che cosa succederà? Cosa succederà? Bisognerà vedere. Allora, il problema degli ospedali psichiatrici giudiziari è un problema che inizia nel 1876, quando vengono aperti. Poi cala il silenzio su queste strutture, cala il silenzio per un secolo, più di un secolo, e finché nel 2010 ci fu la commissione Marino dell'attuale sindaco che fece un'ispezione negli allora esistenti ospedali psichiatrici giudiziari, cosiddetti OPG, ne sono rimasti in piedi 6, ne erano 8 originariamente, e venne fuori la vera natura e quello che accadeva dentro gli ospedali psichiatrici giudiziari. Erano delle situazioni da orrore, quasi da lager nazisti, persone contenute nei letti che non riuscivano neppure a svolgere in modo autonomo quelli che sono i bisogni elementari. Molti abbandonati lì da anni, al di là delle pene detentive o delle misure di sicurezza che erano state comminate. Per cui si sollevò un'opinione pubblica di un certo tipo, quindi il Parlamento finalmente prese in carico questa situazione e vi fu la decisione di chiudere gli ospedali psichiatrici giudiziari. Dovevano chiudere nel 2013, se ricordo bene, poi il rinvio di un anno, poi il rinvio di un altro anno, adesso la scadenza del 31 marzo è ultimativa. Cioè, quando parliamo di chiusura significa che vanno lì e chiudono a chiave? Come la chiusura, come degli la chiusura ospedali, dei manicomi, degli ospedali psichiatrici, sì. Hanno chiudono proprio? Chiudono, però e le persone sono state, che stanno dentro? Esatto, adesso sono rimasti circa 700 persone in questi 6 ospedali psichiatrici giudiziari e quindi si farà una differenziazione tra le persone che in un qualche modo non presentano più cosiddette situazioni di pericolosità sociale e che mantengono ancora magari la patologia psichiatrica e saranno a carico dei dipartimenti di salute mentale nelle varie regioni competenti per residenza di queste persone e quindi saranno presi in carico dal dipartimento di salute mentale. Gli altri invece che presentano ancora pericolosità sociale, di nuovo entriamo in un ambito sempre molto ambiguo, quello della pericolosità sociale, del rapporto con la malattia mentale,
una storia che non si riesce a definire sempre bene, anche perché parliamo di comportamenti e di previsioni di comportamenti, che dovrebbero essere collocati nelle cosiddette residenze di misure di sicurezza, REMS, l'acronimo. E ogni regione dovrebbe aprire una struttura, una residenza di questo tipo, con massimo numero 20 posti letto. Il problema, di nuovo, qui rientriamo nel campo dell'ambiguità. Chi si dovrà occupare di queste strutture? Lo psichiatra, che di nuovo si troverà a essere nello stesso tempo sorvegliante, custode dei comportamenti, responsabile dei comportamenti e nel contempo medico che cura e si occupa delle malattie? Il Ministero della Giustizia, oppure chi altro ancora? Ma queste persone, quando io le dicevo chiudete a chiave, queste persone che fine fanno? Cioè il 31 marzo 2015, quando andranno a chiudere, dove fisicamente, dove le mettono nel frattempo che si, no, ecco, che si realizzi questo quadro che lei ci ha appena spiegato? Teoricamente dovrebbero già essere stati differenziati, perché ogni paziente dovrebbe avere una sua proposta riabilitativa con le indicazioni per il suo futuro in un qualche modo. Qualcuno potrebbe rientrare tranquillamente in famiglia, per esempio. Se le famiglie li accogliessero. Famiglie sono, cioè, anche questo, è la grande incognita delle famiglie. Cioè, nel senso che? Nel senso che molte situazioni esistenziali che sono appunto depositate, parcheggiate negli ospedali psichiatrici giudiziari hanno alle spalle dei contesti familiari degradati, di rifiuto, di chiusura, per cui tante persone che potrebbero essere tranquillamente dimissibili perché non presentano più caratteristiche di pericolosità sociale non riescono poi a rientrare nei contesti di appartenenza perché le famiglie sono, diciamo, le prime a non volerli più. Per questo si parla anche di ergastoli bianchi. Cioè, che cos'è l'ergastolo bianco? È una condizione che il paziente psichiatrico detenuto appunto in ospedale psichiatrico giudiziario raggiunge nel momento in cui cessa la misura di sicurezza. Un magistrato di sorveglianza è chiamato insieme al parere dello psichiatra a decidere sulla diciamo ripetizione della misura di sicurezza. Si fissa appunto la pericolosità sociale o meno del soggetto tenendo però conto di diversi fattori. Uno di questi fattori è la possibilità che il soggetto riesca a essere riaccolto in società. Nel momento in cui ha una società in cui ci sono dei legami personali sfilacciati, l'ingresso non è più possibile e quindi appunto la misura di sicurezza viene ripetuta perché non ci sono altri posti. Insomma, rischiamo il caos almeno in quel... In questo settore. Prima vecchi fase. Manicomi andrebbero adibiti a musei, luoghi dell'anima, lo dice Giancarlo. Dottor Moschetta, io con lei il viaggio l'ho fatto e la ringrazio e non la ringrazio. Ha fatto un viaggio nell'anima e nel dolore. Assolutamente sì, non la ringrazierò mai a sufficienza per avermi regalato, poi noi ne abbiamo fatto anche una trasmissione che ha avuto un grandissimo successo, quei momenti all'interno dell'ex manicomio di Teramo dove io non ero mai entrata e dove davvero ho vissuto delle emozioni fortissime e con noi abbiamo avuto la fortuna di viverle all'interno, anche Anna Carla per scrivere il suo libro c'è stata e i nostri telespettatori che non possono entrare lì l'hanno vissuta grazie anche al suo racconto e alla nostra trasmissione. Libro intenso ed emotivamente storico, solo complimenti per il libro di Anna Carla Valeriano, ma non è un caso se ha preso a livello nazionale e anche internazionale, nazionale, diversi premi, è un libro che sta andando. È un libro che va letto. Sì. Va letto perché è un libro bellissimo. Sì. È vero. Può leggere come un testo scientifico che ripercorre la storia della psichiatria, la storia dei manicomi, dagli inizi fino agli anni 30. Lei si è fermato agli anni 30. Ma è un libro che si può leggere come un romanzo. Ricordiamo il titolo, Anna Carla? A Malo di Testa, storia del manicomio di Teramo 1880-1931, è stato pubblicato per Donzelli, però il dottore diceva si può leggere come un romanzo, in realtà è il materiale clinico, sono le cartelle cliniche che sono al centro del libro che si prestano a essere, fra virgolette, romanzate. E perché sono le storie di quelle persone. Sono storie vere. È chiaro. E sono storie... Spesso sono storie che partono da drammi, insomma, da vicende drammatiche della vita. Da emozioni. Ritorniamo, allora, mio marito mi tradisce. Come poter vendicarsi visto che non ho nessuna intenzione di lasciarlo e soprattutto
Come sfogare la mia rabbia? Dottor Moschetto, questo messaggio glielo giriamo. Questo è un consulto psichiatrico pari, in diretta. Guardi. Così, può anche ovviamente non rispondere se vuole. Sì, mi sembra, si potrebbe rispondere con una battuta, ma me la risparmio ovviamente. Io forse posso bisogna solo dire non elaborare, bisogna vendicarsi mai. Non bisogna vendicarsi, cercare, bisogna elaborare la perdita in un qualche modo e vedere se si può ristabilire un rapporto, e bisogna partire dalle emozioni originarie che hanno formato questo rapporto, del perché è successo questo, e cercare di elaborare questa situazione. Bisogna parlarne. E torniamo bisogna sempre a parlare. Torniamo bisogna lì. Non bisogna avere comportamenti, bisogna parlare e poi decidere se il rapporto può continuare, continua. Altrimenti un rapporto si rompe. Magari non accanirsi. Una cosa che sì, probabilmente... Sì, sì. Bisogna elaborare la rabbia, sicuramente, quindi. Tutto questo. Il senso di tradimento è un senso che dà rabbia, proprio rabbia. Allora, torniamo all'incontro di giovedì 26 marzo alle 16 nella sala delle lauree della Facoltà di Giurisprudenza all'Università degli Studi di Teramo. Chi parteciperà, oltre ovviamente ad Anna Carla Valeriano che introdurrà la giornata, e ci sarà anche il dottor Moschetta. Poi... Allora, avremo come ospite Rita Bernardini, il segretario nazionale dei Radicali Italiani, che è una persona molto attiva sul fronte dei diritti dei detenuti nelle carceri, ma anche dei diritti dei malati psichiatrici, quindi dei pazienti psichiatrici all'interno degli ospedali psichiatrici giudiziari. Lei, se non ricordo male, la scorsa settimana ha fatto proprio un'ispezione in una di queste strutture, che è appunto la struttura di Barcellona Pozzo di Gotto, uno degli ospedali psichiatrici giudiziari più degradati, in cui si sono riscontrate in passato condizioni realmente subumane. Quindi lei proverà a raccontarci un po' la sua esperienza personale sulla scorta di queste visite condotte all'interno delle strutture. Avremo poi anche il presidente del Tribunale di Teramo, perché, come accennava prima il dottor Moschetta, la questione della gestione dei pazienti psichiatrici che ora sono ricoverati in ospedale psichiatrico giudiziario è una questione che va affrontata, va cogestita da una serie di strutture, ma anche di professionalità. Non basta soltanto lo psichiatra, non basta soltanto l'operatore che lavora all'interno del carcere, è necessario che anche il magistrato, e quindi che ci sia un profilo giuridico che in qualche modo venga mobilitato per la gestione della questione. Quindi ci sarà il presidente del Tribunale di Teramo, Giovanni Spinosa, e poi ci sarà Igor Demicis, che è un commissario di polizia penitenziaria, che proverà a spiegarci in che modo anche il carcere di Teramo, il carcere di Castrogno, sta approntando le misure più adeguate per accogliere eventualmente persone provenienti da questi manicomi giudiziari. C'è un altro messaggio: le famiglie dovrebbero essere aiutate per ospitare nuovamente i parenti con malattie mentali. Esistono dei supporti professionali, dottor Moschetta? Sì, a livello di strutture, le strutture sono previste, ci sono i centri di salute mentale che si occupano proprio di andare nei luoghi di residenza delle persone affette da disturbo psichico e di dare un sostegno medico, sociale e quant'altro per consentire a un soggetto affetto da disturbo psichico di poter rientrare e vivere nell'ambito familiare. Quindi queste strutture ci sono. Esistono, insomma. Esistono, sì, i centri di salute mentale che si occupano dell'assistenza domiciliare. A Teramo c'è anche, ovviamente. A Teramo c'è anche, a Teramo c'è da tantissimo tempo. Sì. Dal 68 venne creato allora il centro di salute mentale, e poi ci sono centri di salute mentale in tutti e quattro i cosiddetti presidi ospedalieri: ad Atri, a Teramo, a Giulianova e Sant'Egidio adesso. Sì, a Sant'Egidio. Certo, qualche volta parliamo sempre di carenza di personale, magari occorrerebbero più persone qualificate professionalmente per veramente occuparsi della malattia mentale, così come prevede e ha previsto la legge 180 a livello territoriale. Però è possibile fare cose veramente efficaci. A me dispiace, perché oggi eravate invitati solo per parlare di questa iniziativa, abbiamo visto che comunque è una problematica, ma era ovvio, molto sentita anche da chi ci segue da casa. Allora, noi ribadiamo adesso, prima di salutarci, l'appuntamento: chi volesse partecipare, le persone ce le ha dette, cioè gli ospiti dell'iniziativa ce li ha appena elencati Anna Carla Valeriano.
che ci ricorderà l'appuntamento per chi volesse partecipare, però mi dovete fare una promessa. Siccome l'argomento, non parlo solo di ospedali psichiatrici giudiziari, ma in generale, insomma, delle malattie mentali, delle problematiche che ancora esistono. Prima stavano dentro un contenitore che erano i cosiddetti manicomi, adesso ci sono sempre nella stessa misura di prima, ma sono ovviamente nella società, no? E sì. Ci sono delle famiglie che non sanno come gestire le situazioni. Certo. E dunque lei mi deve promettere, magari torna anche Anna Carla Varigliano, un'ospitata un po' più ampia nei tempi per parlare e per dare anche consigli utili per chi ha queste problematiche da gestire e non sa a chi rivolgersi, va bene? Va benissimo. Promesso, allora, promesso. Molto presto una mattina li ritroveremo e avremo anche più spazio per le vostre domande da casa. Appuntamento di giovedì. L'appuntamento è giovedì 26 marzo alle 16 nella sala tesi della Facoltà di Giurisprudenza a Teramo. Parleremo appunto della questione degli ospedali psichiatrici giudiziari che per legge saranno chiusi il 31 marzo. Vedremo anche in che modo l'Abruzzo sta approntando misure adeguate per affrontare questo smantellamento. E quindi vi aspettiamo, parteciperà Rita Bernardini, avremo il presidente del tribunale, ci sarò io che spiegherò un po' storicamente come nascono anche i manicomi criminali. Ci sarà il dottor Moschetta, ci sarà il commissario di polizia penitenziaria Igor De Micis, e quindi insomma sarà un parterre ricco e speriamo anche di sollecitare una discussione stimolante. Grazie ad Anna Carla Valeriano, alla quale vanno ancora i complimenti per lo splendido libro che ha scritto, e grazie di cuore al dottor Moschetta, che ritroviamo sempre con grande piacere, ritroviamo lui e il suo garbo con grande piacere. Grazie dottor Moschetta, grazie ancora. Grazie anche a voi per l'attenzione. Prima di tutto torna domani mattina con Rino Orsatti e Francesco Marcozzi. Buona giornata. Buongiorno.